Mister, partiamo dal secondo tempo, 40 minuti in superiorità numerica, ne potevate approfittare meglio, eravate 1-0 in svantaggio e poi subito dopo avete preso un altro calcio di rigore, il 2-0. Ma partiamo, possiamo partire da qualsiasi momento della gara. Oggi ci è mancato l'atteggiamento che abbiamo avuto invece domenica scorsa con l'Arcolanese. Anzi, tra l'altro, era quello che avevo chiesto, perché contro queste squadre non ti puoi permettere di avere un atteggiamento così rinunciatario. Se la Puteolana è prima in classifica con 53 punti, un motivo ci sarà, e se non ha ancora perso una partita, un motivo ci sarà. Quindi, a parte l'atteggiamento di domenica scorsa, se vieni a giocare a Pozzuoli devi avere l'atteggiamento il doppio migliore dell'oro, quindi oggi potevamo giocare altre 2 ore. Se continuiamo a giocare con questo atteggiamento, avremmo continuato a prendere gol. Quindi, Forse un po' meglio nel primo tempo, dove qualche spazio siete riusciti anche a chiuderlo. ma io credo che loro, quando hanno capito che siamo stati rinunciatari, hanno preso campo, perché io credo che loro l'abbiano preparata anche su quello che hanno visto domenica con l'Ercolanese. Quindi avevano inizialmente forse un pizzico di preoccupazione, però poi dopo, quando hanno visto che la partita si era incanalata in quel senso, hanno preso campo ed è venuta fuori tutta la loro qualità. Faccio i complimenti, perché vedere una squadra con giocatori di esperienza che ancora corrono al 90esimo in 10 persone su un risultato ben acquisito è da fare soltanto i complimenti. Mister Gelicalini è entrato nel secondo tempo, però ha dato un buon apporto alla squadra. Sì, ma Nicolas si allena bene, è un giocatore che comunque abbiamo a disposizione, lo sto utilizzando purtroppo poco, anche perché avevamo trovato un assetto importante con un 2-3-1 là davanti, quindi diciamo che le caratteristiche di Nicolas si vanno a tozzare un po' con quelle di Cirelli quando gioca centrale, quindi diciamo è solo per scelta, però ogni volta che viene chiamato è importante che lui risponde bene, come ha fatto anche oggi. Mister, 5 finali, 15 punti ancora in palio, ci credete ad uscire dalla zona playout? Ma assolutamente, assolutamente sì, soltanto devo ribadire che noi possiamo uscire da questa situazione soltanto se continuiamo ad avere un atteggiamento di grande aggressività. Oggi, se posso fare una piccola battuta, sembrava la Puteolana che doveva salvarsi e noi invece che eravamo primi in classifica. Come atteggiamento deve essere assolutamente il contrario, altrimenti non andiamo da nessuna parte.